tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi, domenica 27 dicembre, le feste sono passate, spero che le abbiate passate tutti bene e siete riusciti quantomeno a stare per quanto si poteva un po' con i vostri cari. Noi abbiamo fatto un po' e un po', niente di trascendentale, ma un pranzo easy, diciamo, di Natale. Abbiamo cucinato parecchio in questi giorni e mangiato altrettanto, infatti devo mettermi un po' in pista per rimettermi in forma, anche se non sarà facile perché sono una mega pigrona, infatti si nota dal pigiama che ho, considerando che sono mezzogiorno meno 10, vabbè, e me la sto prendendo comoda in queste vacanze, anche perché domani si ricomincia a lavorare, quindi oggi mi devo dare un po' da fare, quantomeno sistemare casa, mettere a posto il frigo, perché quando ci sono le feste io riesco a riempirlo dei livelli spropositati e poi c'è sempre qualcosa che va buttato o che bisogna controllare, quindi devo dare una sistemata di sicuro al frigo. Adesso vi faccio vedere i regali che abbiamo ricevuto. Come sapete, lo volevo da un sacco di tempo e Babbo Natale me l'ha portato, il cappuccinatore. L'abbiamo preso su Amazon, il prezzo è intorno ai 39 euro, credo, qualcosa di simile, e viene fornito con questo bastoncino, questa palettina di silicone che serve appunto a portare la schiumetta dal cappuccinatore dentro la tazza. E questo è il mio regalo e ne sono super super felice perché lo volevo da un sacco di tempo. Al momento ce l'abbiamo qui sull'isola, ma vorrei metterlo qui nella zona colazione. L'unica cosa è che ha il cavo corto e quindi io la spina ce l'ho praticamente qua dietro al mobile e devo studiare il modo per farla arrivare perché è un pochino troppo corta. Adesso vediamo un attimo come fare. E questo è il mio primo regalo. Poi, già che sono qui, vi faccio vedere questi due, che sono i regali di Daniele. Questo qui è fantastico, è Pictionary Air. Pictionary penso che lo conosciate tutti, è un gioco che c'è ormai da anni. Questo qui è molto particolare perché se riesco con una mano sola, ma non riesco, praticamente c'ha questa pennina che serve a fare i disegni delle cose che gli altri devono indovinare. Si usa lo smartphone o il tablet o il televisore e la persona che fa il disegno sta di spalle al televisore, quindi non può vedere che cosa sta disegnando, mentre gli altri lo vedono come se fosse un LED colorato e devono indovinare ovviamente cosa è stato disegnato. Molto carino, ci siamo fatti un sacco di risate con questo. E poi altro gioco sempre per Daniele, questo qui è un gioco di squadra carino, il gioco della vita. Si inizia con le macchinine, si va nei vari passaggi del gioco fin quando ci si sposa, si trova il lavoro oppure si sceglie la carriera della scuola. È molto bello, ci abbiamo giocato ieri sera, un pochino lungo però carino, molto molto carino. Adesso andiamo giù così vi faccio vedere gli altri. Allora, partiamo da questo che è uno zaino per Daniele perché ha sempre degli zaini che pesano tonnellate e si spacca la schiena e quindi abbiamo chiesto a Babbo Natale di portarci uno zaino col trolley perché il suo non ce l'ha. In questo modo quando è davvero davvero pesante può metterselo per terra e trascinarselo senza spaccarsi la schiena. Quindi questo qui è un altro regalo di Daniele. Sempre per Daniele, la sedia da gamer. Lui gioca alla PlayStation e in camera al portatile su cui ha altri giochi che fa con i suoi amici online e quindi gli abbiamo preso questa sedia da gamer. Anche questa su Amazon è molto bella, fatta bene in simil pelle, credo che sia, forse addirittura pelle. Molto bella, rifinita bene, solida, mi piace molto. Un'ottima qualità.
il barbecue, quello di Claudio, l'avete già visto in un video che vi ho fatto tutta la spiegazione. Adesso dobbiamo poi montarlo, vediamo un attimo quando abbiamo un attimo di tempo. Poi scendiamo giù. Eccoci qua. Allora, sempre per Daniele è arrivato un portafogli, anche questo qui preso su Amazon. Aveva un portafogli di Spider-Man da bambini, diciamo, e quindi era un po' che mi diceva: ma io i soldi me li porto dietro se esco con i miei amici, ma sto portafogli mi vergogno a tirarlo fuori. E allora abbiamo chiesto a Babbo Natale un portafogli nuovo, che è questo qui, molto carino. Poi ad Alessandro è arrivato questo gioco, il laboratorio di scrittura. Lui era molto contento perché gli piace scrivere, gli piace imparare a leggere. E quindi quando l'ha visto era super felice. Qui ci sono tutte le letterine, delle varie schede con le penne, quelle apposta da scriverci sopra, e si impara insomma a leggere e a scrivere. Poi i miei suoceri mi hanno regalato questo set bellissimo di piatti da portata. Questi qui sono in ardesia, ce ne sono sei di questi qui più piccolini e due di questi grandi da portata, sono bellissimi anche per l'aperitivo, sono fantastici. E dietro hanno i loro gommini per non rovinare le superfici su cui si appoggiano. Questo è veramente bellissimo. Poi a Claudio è arrivata una sciarpa per l'inverno di Hugo Boss, molto bella anche questa, gli serviva perché quella che aveva ormai era a pallini da far fuori. Poi questo è un regalo per Claudio, che ci hanno pensato i bambini, più che altro Daniele, perché Ale crede ancora a Babbo Natale, quindi sa che è Babbo Natale che porta i regali. Gli abbiamo preso questa qui, anche questa l'abbiamo presa su Amazon, molto carina, visto che lui è il grigliatore della famiglia, direi che è adatta. Ultimo regalo dai miei cognati per me e per Claudio, questo vaporizzatore di essenze per la casa. Molto carino anche questo, lo terrò magari giù perché sopra ce l'ho già quello un po' più grande che vaporizza poi tutto il piano. Questo qua, vedete, ha la luce, ha i minuti da selezionare per farlo restare acceso, oppure on, che vuol dire che è sempre acceso e si spegne quando finisce l'acqua. Questa qui è l'intensità della vaporizzazione. E questo è il vaporizzatore, molto carino. E direi che questi sono i nostri regali. Poi c'è, vabbè, la lavatrice che avete già visto perché ho fatto un video dedicato quando ci è arrivata, e quello è il regalo più bello di quest'anno, devo dire. E basta, direi che questi sono i nostri regali. Video breve, ma dovevo farveli vedere. Vi lascio qui sotto i link dei vari prodotti se vi interessano. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao!